18:33, buon inizio di settimana in compagnia di TG2000. Proteste, preghiera e tanta rabbia. La comunità cristiana del Pakistan è scesa oggi in piazza in diverse città del paese per protestare contro gli attacchi terroristici che ieri, lo ricordiamo, hanno causato 16 morti, quasi 90 feriti in due chiese di Lahore. Numerose e in alcuni casi violente le manifestazioni che si sono svolte in varie città del sud del paese, compresa Lahore, dove il bilancio parla oggi di un morto e 7 feriti gravi negli scontri fra manifestanti e polizia. No alla violenza, ribadiscono i vescovi locali, che però denunciano la scarsa protezione nei confronti della comunità cristiana. La cronaca. Anche oggi dolore e morte scendono sulla comunità cristiana pakistana. La giornata di lutto e preghiera per i morti degli attentati di Lahore di ieri si è trasformata in un altro momento di sofferenza. Un uomo è stato ucciso in un incidente dai contorni poco chiari durante una delle tante manifestazioni di piazza nelle quali i cristiani di tutto il paese hanno levato il loro grido di dolore e di protesta. Altre 12 persone sono rimaste ferite. La protesta dei cristiani, esasperati dalle continue violenze subite, è stata molto decisa. La reazione delle forze dell'ordine altrettanto forte. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni, getti d'acqua e sfollagente. La tensione è stata molto elevata, specialmente a Lahore, dove è accaduto l'incidente mortale. Manifestanti hanno impedito a un gruppo di parlamentari di entrare nelle chiese attaccate ieri. Due attentati che hanno fatto 16 morti, un ferito infatti deceduto oggi in ospedale e circa 90 feriti. Secondo una nota della Commissione Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale del Pakistan, la protezione fornita dalle autorità è stata minima, nonostante gli allarmi lanciati nei giorni scorsi per le minacce ricevute dalle chiese. Gli agenti presenti al momento dell'attacco, denuncia la chiesa pakistana, erano occupati a guardare in TV la partita di cricket, invece di svolgere il loro compito di proteggere le chiese. E la condanna per gli attentati di cui vi abbiamo appena parlato è unanime. Attestati di solidarietà nei confronti della comunità cristiana del Pakistan sono giunti da ogni parte del mondo, così come la preghiera e la vicinanza di tutta la Chiesa. E proprio in questi minuti a Roma, nella parrocchia di Dio Padre Misericordioso, è in corso una messa in suffragio delle vittime dell'attentato, a concelebrare i sacerdoti pakistani davanti a fedeli e a cristiani del Pakistan, appunto, che vivono nella capitale. Per noi lì c'è Francesco Durante, andiamo subito da lui allora. Ben trovato Francesco. Sì, ciao, buonasera al nostro pubblico, buonasera Barbara, ci troviamo proprio nella parrocchia Dio Padre Misericordioso. In questo momento si sta celebrando l'Eucaristia, ci troviamo a Tor Tre Teste, una messa in suffragio delle vittime presieduta da Monsignor Enrico Dal Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense, e poi c'è anche il parroco Don Federico Corrubolo. Partecipano a questa Eucaristia anche alcuni esponenti della comunità pakistana. È un tempo di lutto, di preghiera per la Chiesa in Pakistan. Oggi i fedeli cattolici hanno celebrato una speciale giornata di preghiera per le vite innocenti dei martiri, così ha dichiarato anche martiri, così li ha definiti quelle persone che sono state uccise, l'arcivescovo di Lahore, Monsignor Shaw, ma anche dall'osservatore permanente del Vaticano all'ONU di Ginevra, Monsignor Silvano Tomasi, una dichiarazione: l'ONU fermi ovunque i genocidi contro cristiani, ma la presenza del dialogo non si porrà, senza la presenza del dialogo non si porrà mai fine alla violenza. E ancora da parte dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, l'uccisione dei cristiani è una mostruosità, terrorismo non fa distinzioni, i musulmani d'Italia e d'Europa devono fare la loro parte per disarmare tutti i violenti. Ma torniamo a questa celebrazione e soprattutto alle testimonianze che abbiamo raccolto. Vediamole in questo servizio, poi la linea può tornare allo studio. Devo dire che è drammatica la situazione in Pakistan e a Lahore soprattutto, ma è anche in tante altre città, perché ci sono molti scontri abbastanza violenti, causati purtroppo appunto dal grave attentato che è accaduto ieri a Lahore, in questo quartiere cristiano di Johannesburg. E anche stamattina mi hanno al telefono, ho sentito alcuni dei nostri responsabili della comunità di Sant'Egidio, ed erano molto preoccupati per la situazione.
hanno scontri, insomma, hanno chiuso delle strade, e per cui la situazione è abbastanza drammatica. Lei ha pregato nella chiesa dove c'è stato l'attentato ieri, ma com'è in realtà la situazione, visto che la conosce bene di persona? Sì, la parrocchia di Johanna Abad, questo quartiere cristiano che, diciamo, dove si concentra la maggioranza di cristiani in Pakistan, e ho pregato lì con loro varie volte, perché proprio noi abbiamo una comunità che vive in quel posto, ed è un quartiere, è stato fino all'altro giorno un quartiere tranquillo, devo dire, dove non ci sono mai stati attentati, e ci abbiamo passato tantissime Pasque insieme a loro, e proprio in quel quartiere, e per cui siamo rimasti molto scioccati da quello che è successo, da questo gravissimo attentato. Sono stato circa un mese fa in Pakistan, proprio a Lahore, e la chiesa che è stata assaltata, che è stata oggetto di questo attentato, è stata l'ultima chiesa che ho visitato prima di ripartire per Roma. Ho conosciuto il parroco, che si chiama Don Francesco, e sono stato con lui un pomeriggio. Mi ha fatto vedere la chiesa, mi ha fatto vedere il suo quartiere, Johanna Abad, che significa città di San Giovanni. C'è paura del fondamentalismo islamico? Sì. Credo di sì, soprattutto dal momento dell'attentato di Peshawar, quando i talebani hanno fatto saltare una scuola con dei bambini. Allora da lì, da quel momento, io ho potuto usare senza troppi problemi la parola terroristi, perché questi loro la capiscono molto bene adesso, e c'è grande paura. Infatti Don Francesco mi diceva, dice, noi andiamo, cioè, alziamo la mattina, andiamo al mercato, facciamo la nostra vita, non sappiamo se effettivamente, se la sera torniamo a casa. Grazie a Francesco Durante. Allora, la tragedia pakistana è stata ricordata ieri all'Angelus da Papa Francesco, che ha parlato di una vera e propria persecuzione, sottolineando che tali violenze si consumano nel silenzio della comunità internazionale. Ma oggi per il Pontefice è stata un'altra giornata densa di impegni. Per saperne di più, allora, ci colleghiamo con la nostra Clara Iatosti, per noi in Piazza San Pietro. Eccoci, Clara. Buonasera Barbara, buonasera ai nostri telespettatori da una Piazza San Pietro piuttosto piovosa. Sì, dicevamo, una giornata densa di appuntamenti per Papa Francesco, che questa mattina ha incontrato i vescovi di Bosnia ed Erzegovina in visita ad Limina, quella visitatio ad Limina Apostolorum, cioè alle tombe degli apostoli, proprio di questi vescovi. E a loro ha detto: fate di tutto per sostenere chi non vuole emigrare, per chi cerca di rientrare in patria. Ma sentiamo proprio le sue parole dal servizio di Cristiana Caricato. Sì, buongiorno, Santo Padre. Bene. Esordisce con l'aspettiamo il cardinale Vinko Pulic, arcivescovo di Sarajevo, la città martire che Papa Francesco visiterà il 6 giugno prossimo. I vescovi della Bosnia e Erzegovina sono in Vaticano per la visita ad Limina, e nell'incontro si parla del prossimo appuntamento con il pontefice, ma anche dei tanti problemi che il paese, a distanza di 20 anni dalla fine del conflitto nei Balcani, deve affrontare. Immigrazione innanzitutto, con cause e conseguenze, scarsità di lavoro, instabilità familiare, lacerazione di intere comunità e il dolore per le ferite della guerra. Il Papa incoraggia i pastori a non risparmiarsi nel sostenere i deboli e quanti desiderano rimanere nella propria terra, ma chiede anche di essere padri di tutti, nonostante le ristrettezze materiali e la crisi, allargando la Chiesa oltre il perimetro liturgico per incidere nella società, portando lo spirito del Vangelo. Attenzione ai giovani, al cammino ecumenico interreligioso, le altre raccomandazioni di Francesco, con un invito accorato a cercare la comunione tra i vescovi. Infine, l'arrivederci a Sarajevo. Arrivederci in Sarajevo. Preghiamo. Tutta la Chiesa nel vostro senso, una prega per la vostra visita. E altro incontro interessante questa mattina per Papa Francesco è stato quello con i capitani reggenti di San Marino, Gianfranco Terenzi e Guerrino Zanotti, che sono stati appunto ricevuti da Papa Bergoglio assieme ai loro familiari per un
con un colloquio che è durato 24 minuti. Nello scambio di doni il Papa ha commentato la breve durata dell'incarico dei reggenti. Ha detto: non si possono fare cose brutte in 6 mesi. E loro hanno replicato: e poi possiamo anche essere giudicati. E questo è bello, ha detto il Papa. La reggenza ha anche rivolto al Papa l'invito formale a visitare presto San Marino. E poi rientriamo con le immagini e con le parole di Papa Francesco alla mattinata. Dio è innamorato di noi, noi siamo il suo sogno d'amore. Questo nessun teologo lo può spiegare, possiamo soltanto piangere di gioia. Questo ha detto in sintesi, nella sua omelia, questa mattina a Santa Marta, Papa Francesco. E con queste parole io vi lascio, vi ringrazio, vi saluto e la linea può tornare a Roma. Credo che non ci sia alcun teologo che possa spiegare questo. Non si può spiegare. Soltanto su questo si può pensare, sentire e piangere di gioia. Signore, ci può cambiare. E cosa devo fare? Credere. Credere che il Signore può cambiarmi, che Lui è potente, come ha fatto quell'uomo che aveva il figlio malato nel Vangelo. Signore, scenda prima che il mio bambino muoia. Va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù le aveva detto e si mise in cammino. Credete. Credete che Gesù aveva il potere di cambiare il suo bambino, la salute del suo bambino. E ha vinto. Ma la fede è fare spazio a questo amore di Dio e fare spazio alla potenza, al potere di Dio, ma non al potere di uno che è molto potente, al potere di uno che mi ama, che è innamorato di me. Siamo in studio con la cronaca per raccontarvi dell'ennesimo scandalo legato alle grandi opere pubbliche. 4 gli arresti, i dettagli da Federico Plotti. 10 metri. Ancora intrighi e loschi affari intorno alle grandi opere e ancora arresti. 4 le persone finite in manette, oltre 50 gli indagati in una maxi operazione dei carabinieri del ROS coordinata dalla Procura di Firenze. La torta da spartirsi era quella di numerosi appalti relativi alla TAV e alcuni riguardanti anche l'Expo di Milano che aprirà i battenti il prossimo 1° maggio. Corruttori e corrotti, imprenditori, dirigenti pubblici e anche politici. Tra questi spicca il nome di Ercole Incalza, ex dirigente prima del Ministero dei Lavori Pubblici e poi di quello delle infrastrutture e dei trasporti e oggi strapagato super consulente esterno sempre dello stesso Dicastero. Secondo la procura fiorentina sarebbe stato lui il principale artefice del sistema corruttivo, lui che era il dominus della struttura tecnica di missione del Ministero dei Lavori Pubblici. Indagato dal gennaio 2013, oggi è finito in manette insieme ad altre 3 persone a lui collegate come Sandro Pacella, suo collaboratore di fiducia, e gli imprenditori Francesco Cavallo e Stefano Perotti, a cui sarebbero state affidate nel tempo la progettazione e la direzione dei lavori di diverse grandi opere in ambito autostradale e ferroviario, ovviamente dietro l'autocompenso. Le indagini coordinate dalla Procura di Firenze sarebbero partite dalle concessioni per la TAV nel nodo fiorentino, poi da lì l'inchiesta si è allargata a tutte le più importanti tratte dell'alta velocità del centro nord Italia fino all'Expo di Milano, appalti e denaro su cui i 4 arrestati avevano già messo le mani. Esattamente 37 anni fa il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione degli agenti della sua scorta a Roma. Per l'occasione, e stiamo vedendo le immagini, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage in Via Fani questa mattina e ha osservato un minuto di raccoglimento di fronte alla lapide con i nomi delle 5 vittime. E adesso la politica, la giornata odierna si accende con la visita di Salvini al centro accoglienza di Mineo in provincia di Catania. Andrebbe chiuso, ha commentato il leader leghista. Continuano intanto le polemiche sulle alleanze in vista delle regionali del 31 maggio. Sentiamo Augusto Cantelmi.
andrebbe chiuso e Renzi dovrebbe spiegare il mercato degli schiavi. Matteo Salvini visita il centro accoglienza per richiedenti asilo di Mineo nei pressi di Catania e torna ad attaccare la politica del governo sull'immigrazione. Noi vogliamo sapere come vengono spesi i 150 milioni di euro di denaro pubblico che servono per mantenere gente che sta giocando a pallone. Nel centro di Mineo, nato 4 anni fa per volontà dell'allora ministro dell'interno Maroni, il leader del Carroccio Salvini viene accolto da contestatori e sostenitori. Il signore prende 18.000 euro! Ce li fanno vendere a 5 centesimi al chilo, la gente muore di fame. Tra slogan e battuta d'effetto, Salvini in piena campagna elettorale non distoglie lo sguardo da quello che accade soprattutto in Veneto in seguito all'espulsione di Flavio Tosi dalla Lega. Il sindaco di Verona infatti annuncia che correrà da solo senza il nuovo centrodestra, ma la partita sulle alleanze è tutt'altro che chiusa. Divisioni anche nel centro-sinistra con la minoranza del PD che si aggiudica le primarie per la corsa a sindaco di Venezia con Felice Cassone, il tutto mentre il leader della Fiume Landini, 2 giorni dopo il lancio della nuova iniziativa politica, punta ancora l'indice contro la riforma del lavoro e la cancellazione dell'articolo 18 che resterà invece a tutela del lavoro dei dipendenti pubblici, così promette il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia pochi giorni dal voto della riforma al Senato. Lo Stato invece, assicura il ministro, licenzierà i dirigenti inadeguati. E di certo quello della disoccupazione è uno dei temi più caldi per questo governo. Tra i decreti attuativi del Jobs Act, uno dovrebbe riguardare i cosiddetti voucher lavoro, cioè dei buoni il cui valore massimo annuale potrebbe salire ulteriormente. Ci dice tutto Letizia Davoli. Sono stati introdotti in via sperimentale nel 2008, ma solo 5 anni dopo, nel 2013, hanno iniziato ad essere utilizzati in modo massiccio. Stiamo parlando dei voucher lavoro, buoni lavoro. In pratica una carta prepagata emessa dall'INPS per retribuire le prestazioni occasionali in qualsiasi settore di attività e per tutte le categorie di prestatori. Non solo babysitter, colf, badanti o giardinieri, quindi. Oltre che dalle famiglie, infatti, i voucher lavoro possono essere utilizzati da aziende ed enti pubblici. Obiettivo principale, abbattere il lavoro nero, offrendo a privati ed aziende uno strumento semplice e flessibile per pagare un'attività lavorativa svolta saltuariamente, senza dover ricorrere ad un contratto. L'importo base di ciascun buono è di 10 euro, ma si può arrivare fino a 50 se si acquistano voucher multipli. Il 75% è la retribuzione del lavoratore, che quindi incassa 7,50 euro netti all'ora. Il 13% va all'INPS sotto forma di contributi e sempre l'INPS prende anche il 5% per la gestione del servizio, mentre il 7% va all'INAIL come assicurazione anti-infortuni. Il grande vantaggio dei voucher, che ne ha permesso un'enorme diffusione passata dai 410 milioni di euro del 2013 ai 700 milioni del 2014, è la facilità di acquisto. I buoni infatti si possono acquistare online sul sito dell'INPS utilizzando il proprio PIN e pagando con carta di credito in tutti gli uffici INPS o alle poste, oppure nelle tabaccherie e nelle banche accreditate mostrando semplicemente il tesserino sanitario o il codice fiscale. La procedura è relativamente semplice, ma va ricordato che i dati del lavoratore vanno comunicati all'INPS tramite call center o sito internet prima che inizi la collaborazione. Il lavoratore poi può riscuotere il proprio stipendio all'INPS in posta in qualunque tabaccheria o banca accreditata. Il Jobs Act, appena approvato, ha allargato il numero di lavoratori che possono usufruire del voucher, inserendo anche gli studenti nei periodi di vacanza e i lavoratori con contratti a tempo determinato o indeterminato. Parliamo di un caso adesso che sta facendo molto discutere, quello legato alla bufera contro Dolce e Gabbana dopo la tanto discussa intervista sulla famiglia nella quale gli stilisti definivano sintetici i figli nati in provetta. Pierluigi Vito. Diventare genitori, un desiderio, un diritto o qualcosa di più? Si è scatenata una bufera di reazioni in seguito all'intervista su Panorama rilasciata dagli stilisti Dolce e Gabbana, entrambi gay dichiarati, nel presentare un progetto fotografico dedicato alla famiglia. Particolarmente incisive le parole di Domenico Dolce. Non c'è stato sociale che tenga, tu nasci e hai un padre e una madre. O almeno dovrebbe essere così, per questo non mi convincono quelli che io chiamo figli della chimica, i bambini sintetici. Uteri in affitto, semi scelti da un catalogo e poi vai a spiegare a questi bambini chi è la madre. Procreare deve essere un atto di amore.
Oggi neanche gli psichiatri sono pronti ad affrontare gli effetti di queste sperimentazioni. Figli della chimica, bambini sintetici, semi scelti da un catalogo, espressioni se vogliamo poco delicate, giudicate inaccettabili da chi comunque è diventato padre e madre di individui da amare, oltre che dalla galassia di associazioni e persone omosessuali. Emblematica la reazione della pop star Elton John. Come vi permettete, ha tuonato il cantautore inglese, che ha difeso la fecondazione in vitro, con cui ha ottenuto due figli, e ha lanciato un invito a boicottare i prodotti del marchio D&G. Una reazione definita fascista da Gabbana, che nelle ore successive ha però sottolineato alcune differenze di vedute con il suo socio, peraltro emerse anche dall'intervista, come ad esempio sulla possibilità di avere figli. Se Gabbana ammette il suo desiderio, Dolce si fa forte del limite imposto dalla sua condizione di vita. Sono gay, non posso avere un figlio, credo che non si possa avere tutto dalla vita, se non c'è vuol dire che non ci deve essere, è anche bello privarsi di qualcosa, la vita ha un suo percorso naturale, ci sono cose che non vanno modificate e una di queste è la famiglia. Ma guai a dirlo in pubblico, si rischia un linciaggio morale, magari da parte di qualcuno che un paio di mesi fa era con Charlie Hebdo in difesa della libertà di espressione. In Israele adesso, dove mancano poche ore all'apertura dei seggi per le elezioni politiche, da una parte Netanyahu, presidente in carica, dall'altro il laburista Herzog, che i sondaggi danno come favorito. Massimiliano Cocchi. I sondaggi dicono che a vincere sarà l'Unione dei sionisti, ovvero la sinistra laburista alleata con la formazione di Tzipi Livni, l'ex ministro della giustizia del governo conservatore in carica. Il Likud, il partito del premier Bibi Netanyahu, insegue. La sorpresa potrebbe essere la coalizione dei partiti arabi israeliani, per la prima volta uniti. Non hanno chance di vittoria, ma potrebbero contare nel gioco delle alleanze, perché il sistema elettorale con il quale domani saranno scelti 120 deputati della Knesset è un proporzionale puro che ha portato sempre ad avere un Parlamento molto frammentato, capace di esprimere governi instabili che portano ad elezioni frequenti, addirittura più che in Italia. Dal 1948 ad oggi in Italia ci sono state 17 elezioni parlamentari, in Israele 19 e ben 33 governi. In Italia i governi sono stati oltre 60, ma questa è un'altra storia. La storia che invece sta appassionando Israele in questi giorni riguarda questo dolce, un budino, cioccolato e panna, che piace da impazzire ai bambini, ma non solo. Un ragazzo israeliano emigrato a Berlino ha pubblicato su Facebook uno scontrino per dimostrare di averne comprata una confezione più grande di quella che si trova in Israele a un terzo del prezzo. È stata la miccia che ha innescato il dibattito sul costo della vita, che a Tel Aviv è molto più alto che a Milano e i redditi israeliani sono mediamente più bassi di quelli italiani. Il 41% delle famiglie fatica a far quadrare i conti e i prezzi delle case, ad esempio, negli ultimi anni sono cresciuti di più del 50%. Oltre all'economia, l'altro grande tema è ovviamente quello dei rapporti con l'autorità nazionale palestinese e il processo di pace. La sinistra è aperta all'ipotesi di negoziare per arrivare al riconoscimento di uno Stato autonomo della Palestina. I conservatori sono molto più prudenti nel fare concessioni e il leader Netanyahu ieri in un'intervista ha detto chiaramente che se vincerà le elezioni non ci sarà uno Stato palestinese. Il tema della sicurezza resta dunque centrale nella vita politica israeliana, ma le cifre da sempre molto consistenti che vengono destinate a questa voce di spesa cominciano ad essere contestate da una parte della popolazione, una novità di cui il prossimo governo non potrà non tener conto. Rientriamo in Italia, all'Aquila, dove sono passati circa 6 anni dal terremoto, simbolo di quella tragedia, il crollo della Casa dello Studente. Per questo la notizia di un nuovo centro che accoglierà gli universitari fuori sede rappresenta un segnale di rinascita. Un corteo silenzioso lungo le vie e le piazze del centro storico dell'Aquila a quasi 6 anni dal terribile terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Sono arrivati da tutta Italia i volontari e i responsabili locali e nazionali della società San Vincenzo De Paoli. Si raccolgono in preghiera in via 20 settembre, dove il crollo della Casa dello Studente in quella notte del 6 aprile 2009 ha ucciso 8 giovani, tra cui Francesco Esposito e la sua fidanzata Angela Cruciano. Un segno di rinascita arriva dall'apertura di Casa Ozanam San Vincenzo, che proprio all'Aquila accoglierà studenti universitari fuori sede. È dedicata a Francesco e ad Angela, realizzata grazie ai fondi raccolti dai vincenziani italiani e stranieri. Questa casa è la risposta di un amore che cerca il bene dentro un territorio che ha patito il disastro del terremoto. Quindi è un aiuto mirato. Va incontro ad un'urgenza. Oggi
Francesco e Angela hanno la loro casa, quindi per me è come se oggi si fossero sposati qua sulla terra con questa grande famiglia che siete tutti voi. Voglio che sia una giornata di gioia e voglio che mio figlio insieme ad Angela dall'assù protegga tutti voi. Parole cariche di emozione quelle dei genitori di Francesco e Angela, che danno speranza anche ai 5 giovani universitari che da ottobre già abitano la struttura. Mi trovo bene e spero che sia l'inizio di un percorso che porterà un qualcosa di buono, lo spero. In chiusura, con il nostro post a pochi giorni dall'indizione da parte di Papa Francesco dell'anno santo dedicato alla misericordia, vogliamo parlarvi di perdono con due storie che hanno fatto il giro del mondo via web. Ce le racconta Silvio Vitelli. Vi ricordo che subito dopo di noi c'è l'appuntamento con Sport 2000. Buona visione e ci vediamo domani.